Oggi nuova seduta di Consiglio Comunale ad Andria. Tra i punti all'ordine del giorno, l'individuazione dell'area che ospiterà la nuova caserma dei Carabinieri, gli ultimi adempimenti comunali prima dell'inaugurazione della questura e la presentazione del progetto di interramento di ferrotranviaria. Ci aggiorna Luca Ciciriello dalla sala consiliare. Sì, Marilena, hai detto bene, un consiglio comunale ricco di discussioni importanti per la città. Un consiglio comunale che si è aperto con un minuto di silenzio dedicato alla ricercatrice andriese Patrizia Paradiso, che è deceduta in Portogallo. Primo punto all'ordine del giorno, la concessione a titolo gratuito di un'area di proprietà comunale per la nuova sede della Compagnia dei Carabinieri di Andria, punto che è stato approvato in maniera favorevole dal Consiglio Comunale, 21 i consiglieri che appunto hanno votato in maniera appunto favorevole. In realtà dubbi sono stati posti all'inizio della discussione dal consigliere comunale di minoranza Nino Marmo su un'area che è stata individuata, l'ha spiegato all'inizio l'assessore ai lavori pubblici Mario Lo Conte, in via Padre Leone Deon, un'area di circa 3500 metri quadri nella zona industriale, nella zona PIP. Allora, quali sono stati i suoi dubbi? Per lei è stato sostanzialmente sbagliato individuare un'area nella zona PIP, ci sarebbero state alternative? Secondo noi sì, secondo noi la zona PIP e quell'area in particolare doveva essere destinata a servizi per le imprese e Dio sa quanto la nostra zona PIP ha bisogno di incrementare la presenza di aziende e che queste aziende siano servite. Si immagini che non abbiamo internet nella zona PIP, quindi le aziende sono costrette a mantenere una parabolina per potersi collegare anche col telefono semplice, quindi riteniamo che la localizzazione sia sbagliata, riteniamo che ci sia stata scarsa partecipazione o scarsa proposta di ulteriori localizzazioni. Noi ne abbiamo proposta una in Viale Ausonia all'incrocio con Via Canosa, dove c'è un'area di proprietà del Comune di Andria. A ridosso del quartiere San Valentino. A ridosso del quartiere San Valentino, quindi ritenevamo che quella potesse essere una localizzazione, ma era una proposta fatta così, bisognava analizzare bene insieme alla maggioranza quale poteva essere la soluzione migliore. Questo non ci è stato dato. Non è stato possibile farlo. C'era un altro elemento, che è in piedi una procedura per la caserma dei Carabinieri, una vecchia proposta approvata dal Consiglio Comunale ma che la Prefettura di Barletta Andrea Trani non ha mai chiuso definitivamente, e sappiamo che ci sono ricorsi, citazioni per danni nei confronti della Prefettura, del Ministero degli Interni e dell'Agenzia del Demanio. Quindi in una situazione di poca chiarezza ritenevamo che si dovesse partecipare di più, individuando altri siti e scegliendo il sito migliore. Accanto a me ho anche il consigliere comunale e capogruppo di Andria Bene in Comune, Emanuele Sgarra. Il sindaco nel suo intervento ha parlato chiaramente di soltanto una concessione in questo momento. Il progetto sarà in divenire, ecco, si lavorerà sul progetto nel futuro. Intanto si parla però di alcune cifre economiche, un progetto che potrebbe costare circa 4 milioni e mezzo e che potrebbe essere realizzato in 5-6 anni. Parliamo chiaramente della caserma dei Carabinieri ad Andria. Sì, da quello che hai appena detto si capisce che il progetto avrà un certo impatto sul territorio in termini di assistenza, in termini di sicurezza, in termini di presidio proprio del territorio. In questa fase il comune qual aveva il compito che doveva svolgere? Creare i presupposti perché questo progetto si potesse allocare. E la scelta dell'area, contrariamente, in leggero disaccordo con quanto sostiene il consigliere Marmo, io credo che sia fra le più efficienti e efficaci di Andria. Non posso negare così su dei piedi che se fosse stata una ricerca sarebbe potuta divenire ad una scelta di un'altra locazione, ma quella che è stata scelta è sicuramente ottimale. E insieme intanto è fuori dal contesto urbano, quindi non inglobato nel traffico, è vicino alle grandi vie di comunicazione e per cui credo che vada bene. Poi il fatto che gli mancano i servizi, non è che i servizi del PIP sono in competizione con la caserma dei Carabinieri.
i servizi mancano perché continueranno a mancare ancora per adesso, ma io credo che proprio l'aver allocato lì alla caserma dei Carabinieri porterà con sé i servizi. Mi riesce difficile immaginare un ministero che alloca il comando dei Carabinieri senza dotare di internet. Mi sembra una cosa un po' surreale, credo che questo sia l'inizio di un completamento strutturale della zona PEP. Grazie, voglio soltanto specificare che l'intero Consiglio Comunale era d'accordo sulla necessità di una nuova compagnia dei Carabinieri ad Andria. Marilena, ti restituisco la linea e ci aggiorniamo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale.